Ciao Mangulisti! Bentornati sul nostro canale. Oggi vi vogliamo far conoscere i 4 errori che abbiamo commesso durante la costruzione di Vangulo. Siamo Giulia e Stefano e viaggiamo e viviamo appunto su Vangulo, che è il van che ci siamo costruiti in Italia in 4 mesi. Attualmente siamo a Fuerteventura, ma l'obiettivo è quello di girare l'Europa. Nell'ottobre del 2021 abbiamo comprato un Fiat Ducato con l'intento di camperizzarlo e renderlo la nostra casa su ruote in giro per l'Europa. E così è stato. Con tanta pazienza, tanto amore e tanta dedizione, e in soli 4 mesi siamo riusciti a farlo. E però ovviamente è stata la nostra prima esperienza e quindi abbiamo fatto comunque diverse difficoltà e diversi errori, ed è anche per questo che stiamo creando una guida su come realizzare un van fai da te completa, proprio perché se l'avessimo avuta noi durante la nostra costruzione avremmo risparmiato un sacco di soldi, ma soprattutto avremmo fatto veramente tanti errori in meno. Ma partiamo dal nostro primissimo errore: la posizione delle finestre. Come potete ben vedere, noi una delle finestre l'abbiamo posizionata qui, perché noi ci siamo chiesti: ma scusa, che senso ha posizionarla magari sul portellone, perché tanto ovviamente noi lo terremo sempre aperto, e se possiamo posizionarla qua, e comunque almeno che quando cuciniamo, appunto, se ho il portellone chiuso posso aprire la finestra e riaggia qui. Questa cosa però non avviene, perché noi il portellone l'abbiamo quasi sempre chiuso, perché di solito apriamo solo i portelloni in fondo, e averla messa qua ha delle problematiche in più che non ci abbiamo pensato prima. Come potete ben vedere, se io vado ad aprire la finestra in questo modo qua, noi ogni qualvolta che andiamo ad aprire il portellone, come potete ben vedere, la tocchiamo. Anche perché non sempre ci ricordiamo di chiudere prima la finestra e poi aprire i portelloni, quindi questa cosa comporta che comunque a lungo andare, ogni volta che non ci ricordiamo, che a lungo andare appunto si rompa la finestra, e non è il massimo. Quello che sarebbe stato più intelligente fare è metterla sul portellone, tanto come riegge di là e riegge anche di qua, ma soprattutto appunto non dà questo problema. O la metti qua oppure si potrebbe mettere comunque anche in fondo lì. Il secondo errore è stato il pavimento, proprio perché abbiamo scelto di mettere un PVC adesivo invece che un PVC laminato classico. Perché, secondo la nostra idea iniziale, potevamo tranquillamente andare a contornare i mobili invece che mettere le lastre su tutta la base del pavimento, così da rendere tutto quanto più economico. La nostra domanda infatti è stata: ma perché mettere il PVC su tutta la base del pavimento se tanto ci vanno sopra i mobili e quindi non si sarebbe visto? Ma da ignoranti in materia ovviamente non abbiamo pensato ai contro che avrebbe creato una soluzione così stupida. In primis, essendo un materiale facilmente tagliabile con la forbice, con il taglierino, il taglio non uscirà mai perfetto. Infatti, come potete vedere nel video, le definizioni intorno ai mobili non sono uscite bene. Quindi comunque a livello estetico ha le sue pecche. Il secondo contro di questo materiale è che si scolla molto facilmente, o per il sole che batte direttamente sul pavimento quando siamo comunque in posti caldi come adesso che lasciamo il portellone aperto, o perché c'è il riscaldamento acceso quindi emette aria calda e va direttamente sul pavimento, questo si scolla e si gonfia, e quindi insomma non è un materiale su cui fare affidamento a lungo andare. Soprattutto perché comunque questo porta con sé anche un secondo problema, che è quello della polvere. Gonfiandosi e comunque scollandosi va a incanalarsi comunque tutta la polvere e tutto lo sporco, e quindi comunque, ripeto, non è il massimo. Il terzo errore che abbiamo fatto è proprio il materasso. Partiamo dicendo però che il nostro materasso ha due funzioni: una di giorno serve appunto per la dinette, quindi per sedersi, e l'altra appunto di notte come materasso. È stato realizzato su misura in gomma piuma proprio perché volevamo che in entrambi i casi fosse molto comodo, e fino a qui tutto bene. L'errore invece che abbiamo fatto è stato proprio nella scelta dello spessore. Infatti, per quanto dormire possa essere super comodo, in realtà sedersi è un grosso problema, nel senso che l'altezza del tavolo è inferiore rispetto alla seduta. Ora non lo potete vedere perché noi per risolvere questo problema abbiamo messo una torta fatta in legno, ok?
sotto il tavolo in modo tale che si alzasse un pochino la seduta. Quindi diciamo che in questo modo abbiamo tamponato un pochino il problema. Quarto errore, la posizione delle luci e delle prese. Noi quando abbiamo progettato il van pensavamo di aver studiato tutto nel minimo dettaglio, la posizione di qualsiasi roba, ma poi andando a vivere dentro Vangulo alla fine abbiamo scoperto che così non è stato. Infatti, come potete ben vedere, noi una presa l'abbiamo posizionata qua perché volevamo comunque metterla sopra vicino alla cucina, vicino a dove comunque andiamo a cucinare molto spesso, e solo che comunque c'è stata la finestra e quindi si è spostata di qua. Noi non pensandoci, questa cosa crea un problema perché se io vado ad attaccare una presa qua poi mi siedo comunque vado a sbattere contro la presa. Questa cosa è un po' fastidiosa. Quindi questa presa è stata messa comunque in una posizione un po' scomoda. Seconda presa, seconde prese in realtà, perché comunque noi ne abbiamo una lì, come potete vedere, che questa va più che bene. Le altre due ci sono, ma non ci sono, perché noi abbiamo scelto di metterle sopra le cappelliere, quindi esattamente dentro. Adesso magari ve la faccio anche vedere. E abbiamo scelto di metterle lì perché mi hanno detto, dai, lo spazio già è piccolino, abbiamo comunque in generale molte cose in giro. Se poi dobbiamo caricare fotocamere, drone, eccetera, 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 insomma, altre cose, non ha senso averle in giro qua. Mettiamole nelle cappelliere, almeno non si vedono, non sono ingombranti. Fatto sta che comunque nelle cappelliere c'è anche altra roba e quindi non ci stanno le cose, però alcune cose in realtà riusciamo a incastrarle perché le prese sono lì. Ne abbiamo una di là e una da questa parte, esattamente uguale. Per quanto riguarda invece le prese delle luci, abbiamo scelto di mettere in una posizione un po' scomoda. In che senso? Dite com'è. Di solito quando comunque entri in una casa, entri in un van, in genere è buio, no? Accendi la luce per vedere un attimino e quindi si mette all'inizio. Quindi sarebbe dovuto essere o qua o qua. Così non è stato, perché la prima luce per poter accendere comunque la luce del van l'abbiamo messa qui. Quindi va bene che comunque lo spazio in realtà è abbastanza piccolino, quindi comunque ti riesci a muovere con molta facilità e molta comodità. Però comunque sarebbe stato molto più intelligente ad averle lì. Questi sono stati i nostri quattro errori più grossi appunto che abbiamo commesso. Diciamo che ne abbiamo fatti anche altri ovviamente, però li abbiamo corretti in fase di costruzione. Perciò speriamo che questo video vi sia utile per comunque evitare eventuali errori che noi abbiamo già commesso. Se così state magari lasciateci un bel like, e se avete qualche domanda, qualche consiglio da darci o da chiederci, potete farlo tranquillamente sotto nei commenti. Ricordatevi di attivare la campanellina e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo sicuramente nel prossimo video. Ciao! Ciao.